La politica costa troppo, nonostante i proclami, nonostante gli sforzi. Questo almeno è il parere dei cittadini. Non a caso, durante il convegno organizzato dalla CISL Bari, non è mancata qualche piccola contestazione e molti politici seduti al tavolo dei relatori. In Puglia però si sta provando ad accelerare. Il presidente del Consiglio regionale, Onofrio Introna, è tra i più pronti sotto questo profilo. È giusto che i costi della politica, gli sperperi, le inefficienze vanno cancellate, vanno eliminate. Ci può essere anche un importante contributo sforbiciando tra quelli che sono definiti i privilegi per i parlamentari, per i consiglieri regionali, per gli uomini e le donne delle istituzioni. Io penso che questo è un percorso che in Puglia è già stato avviato e che si concluderà presto con risposte positive, quindi riduzione del numero dei consiglieri, abolizione del vitalizio, quindi ritornare ad un rapporto che sia soprattutto coerente con la difficoltà che vive il Paese. Per i comuni, alle prese con i tagli dei fondi statali, le cose sono certo più difficili. I cittadini, soprattutto i lavoratori dipendenti, già sottoposti a un'enorme pressione fiscale, chiedono però di riequilibrare le cose. Si può modificare il quadro anche con degli interventi che siano efficaci, tanto sui conti ma anche sul metodo di gestione di una società. Penso a un osservatorio sui costi della pubblica amministrazione, che ci può aiutare a capire quali sono davvero i costi che pesano sulle economie dei bilanci e quelli che invece servono a far funzionare la democrazia. Mancare un ruolo di chiarezza, questo sì, è un gesto di cattiva politica.